Ora raggiungo Salvo Filetti, famosissimo art designer che sta trasformando Daniela Virgilio in Greta Garbo. Ciao, è permesso? Interrompo un attimo di intimità. Ciao. Saluto prima te, Daniela. Ciao, Salvo. Ciao, Paolo. Mi sto impegnando per creare un ritratto di Daniela inedito, ok? Con quel tocco di Garbo. Ecco. Di Greta Garbo. Fatto anche un po' così l'aggancio. Ho modellato con l'acqua e con questo prodotto tutta la sua calottina. Certo. E quindi asciughiamo tutti i capelli fino... Ma mi spieghi una cosa? Sì. Adesso noi abbiamo tutti questi prodotti nuovi, no? Ma all'epoca, per avere tutti questi ricciolini, boccolini... Questo è un lavoro ad acqua. Infatti poi fu necessario, per ottenere il risultato su capelli molto lisci, inventare la permanente. A più avanti, che ancora non c'erano prodotti fissanti, veniva utilizzata la birra. La testa ora è quasi asciutta? Quasi asciutta. Perfetto, cara Cristina. Il trucco, lei è stupenda. Il trucco degli anni 30 di Greta Garbo in realtà era caratterizzato proprio da queste linee curve sulle sopracciglia, la ribattitura dell'ombretto rotondo, questo eyeliner un po' arrotondato, il fardo in questa zona centrale e le labbra ben disegnate. Quindi questo è lo step che noi facciamo con un piccolo trucchetto, perché ti copriamo le sopracciglia, cara la mia Daniela. Sì. Proprio tra gli anni 20 e gli anni 30 è l'introduzione, diciamo così, della mezzaluna nel make-up, proprio perché negli anni 20 invece si usava tantissimo lo smokey eye, che tuttora si usa. Ora tu, Daniela, vedi la lettura delle ciglia sotto, un po' di ombre, perché in realtà la copertura delle sopracciglia funziona quando la luce è frontale ed è molto forte. Immagina T-set di quel periodo, sì, che avevano questa illuminazione proprio a giorno piena e quindi tendeva ad appiattire tutto. Adesso, mentre stai dando gli ultimi ritocchi, io chiamerei Salvo Filetti, così completa la sua opera. Potete cominciare a chiamarmi Divina. Li raccogliamo e un piccolo segreto, in questo caso, che ci è utile, è fatto da questi piccoli sostegni, sono dei segreti che ci consentono di, come bigodini, di raccogliere tutta la nuca. E poi la cosa interessante che mi affascina dell'immagine di Greta Garbo è l'imperfezione del tutto. Greta Garbo era volutamente imperfetta nello styling. Andiamo a fissare il movimento, la linea, e possiamo concludere il trucco e poi vestirla. Ok, Paolo, ora è il momento delle ciglia. Ah sì, che sono tanto protagoniste, importanti anche loro, insieme agli occhi. Anche l'importanza del fard. Negli anni 30 si è introdotto il discorso nel make-up del chiaroscuro, no? Certo. Keep young and beautiful. E le labbra negli anni 30 si assottigliano un po' anche loro, come le sopracciglia, mantenendo però quella che è la forma naturale del labbro. Don't fail to do your stuff. E direi che sei calata nei panni della Divina e ora vedremo nell'ultima ripresa se riesce a rapire il nostro sguardo, proprio riattualizzando anche quello che era l'allure della Greta.
sopracciglia sono la cornice dei nostri occhi e contribuiscono non poco all'intensità e all'espressività dello sguardo. Greta Garbo, come avete visto poco fa, le aveva tonde a formare un arco, Rita Hayworth sottili. Quelle di Marilyn Monroe invece erano angolate. Per sapere quali sono le sopracciglia che meglio si addicono al vostro volto, non potete perdere i consigli del nostro make-up artist Paolo Pinna. Ciao a tutti, oggi parliamo dei tutorial, questo fenomeno che dagli Stati Uniti è arrivato anche in Italia facendo innamorare milioni e milioni di ragazze. Ne parliamo con Marina, la nostra ospite. Ciao Marina, ti do un bacino. Eccoti qui. Grazie. Tu sei una fanatica del web perché sul web lei cerca tutti i consigli per realizzare questo trucco perfetto. Ma te sei un po' sbagliata con le sopracciglia perché vedo qualche magagnetta, una è più corta, una è più lunga. Questo dimostra che il tutorial serve, dà delle indicazioni, però poi per alcune cose importanti forse è meglio affidarsi a qualche consiglio più esperto. Su un viso allungato il sopracciglio deve essere ad alle di gabbiano, su un viso più allargato il sopracciglio deve essere sottile e arrotondato e sul tuo, che invece è allungato, realizziamo proprio un'ala di gabbiano. Ti faccio fare una prova con un foglio da lucido, così vediamo come te la cavi nel disegno. Ti faccio la tua, un'ala di gabbiano, e adesso ti faccio fare su questo foglio, partendo dal presupposto che qua in mezzo ci sia il tuo naso. Vediamo un po' come tieni la proporzione, perché il sopracciglio perfetto è basato su tre linee: una che parte dal naso, una che parte all'interno dell'iride e una che segue il taglio della palpebra mobile. Seguono la curvatura, non è una cosa complicata, vero? Beh, insomma. Brava. Quasi. È una cosa complicata, sì. È un po' sì. E infatti fai un po' l'errore che fanno tutti, perché in questi anni in cui le sopracciglia sono diventate un po' il centro dell'attenzione di tutti, ragazze ma anche ragazzi fanno tre errori principali: realizzare sopracciglia molto distanti dal naso, che tendono a far perdere intensità allo sguardo, o troppo sottili, che invece smorzano proprio quella che è la tridimensione della palpebra, o troppo geometriche. E allora io adesso, per non farti perdere tempo, ti ho già preparato una mascherina. Questa, se non siete abili nel disegnare, in realtà potete trovarla anche sul web. Scaricate la forma, la sagoma, la stampate, applicate sopra un foglio lucido, disegnate la sagoma e poi con un taglierino lo ritagliate. E adesso ci accomodiamo sulla sedia magica, prendo la matita per le sopracciglia e ti faccio vedere come realizzarle velocemente. Poi te la applico, bravissima, spostati i capelli così, nella posizione in cui le tue sopracciglia dovrebbero stare, così. Apri pure. Adesso prova a tratteggiare su un sopracciglio solo la matita, brava, in questo modo, riempiendo un pochino gli spazi, bravissima. Questo ti dimostra come avere già una base preformata, una sagoma, in realtà fa diventare il lavoro più semplice. Fai finta che io non ti faccia male, sorridi. Quasi, quasi, quasi. Sai perché? Perché in realtà la matita sembra una cosa veloce, ma per disegnare le sopracciglia è molto più efficace l'ombretto. Ti faccio vedere come con un ombretto e la mascherina in realtà sia molto più naturale l'effetto, perché l'ombretto, la polvere, ricrea proprio l'ombra del pelo e quindi l'effetto è decisamente più bello. Riapplichiamo la mascherina, prendiamo un ombrettino in tinta con i tuoi capelli, così, con un pennellino, in questo modo, faccio dei piccoli tratteggi, così. Eccoci pronti, adesso ti levo la mascherina senza depilarti la fronte, se ti faccio male fai finta di niente. Oh, vedi che con una base di riferimento in realtà è molto più facile lavorare. E ti dirò di più, ti do l'ultimo consiglio di bellezza oggi: essendo il tuo viso allungato, anche l'asciugatura dei capelli in realtà andrebbe fatta un pochino più vaporosa. È semplicissimo, con una piastra che abbiamo tutti a casa. Ce l'hai a casa la piastra, Marina? Quante ne hai? 5-6, no, una. Brava. Ti faccio vedere come lavorare. Invece di utilizzare la piastra per lisciare i capelli, in realtà la usiamo al contrario, facendo questo movimento con il polso. Vedrai che ne guadagnerai in volume. Asciugare i capelli pettinandoli con un pochino più di volume orizzontalizzerà il tuo viso, mamma che parola difficile,
dando un aspetto molto più armonico. E voilà! Adesso spettiniamo un po' queste ondine e vedi che con gli stessi strumenti che hai già, reinventando solo nuovi gesti, rispettando quella che è la tua base, sei decisamente più carina. Grazie mille di essere venuta. Grazie e mi raccomando, segui sempre i consigli giusti. Eccoci qua.